alla fine le conseguenze di quello che stiamo facendo ora le subiremo noi, la nostra generazione. Ci sono persone più potenti di noi che potrebbero prendere in mano la situazione e non lo fanno, quindi se non lo fanno loro, perché dovrei farlo io, no? Sono preoccupato ma anche tranquillo, perché tutti questi... queste voci che nel 2050 la situazione non cambierà più, andremo, il mondo andrà in totale devasto, io non ci credo, perché siamo riusciti a uscire dalle situazioni peggiori e anche da questa ne usciremo sani. Però nutro anche tanta rabbia, tra virgolette, non so neanche nei confronti di chi, se incolpare le vecchie generazioni, perché di fatto se c'è la crisi climatica è colpa della mentalità che loro hanno instaurato, in cui noi siamo cresciuti. Quello che possiamo fare noi adesso, al posto di incolpare il passato, è concentrarci su come si può cambiare la situazione. Giordana, Giacomo e Giada hanno tra i 18 e i 23 anni e vivono a Roma, Torino e Padova. Tutti stanno crescendo in contesti diversi, ma tutti concordano con il fatto che il cambiamento climatico è qualcosa di irreale, che tocca e influenza profondamente la qualità della loro vita. I più giovani sono effettivamente cresciuti in un pianeta nel quale, a causa delle nostre azioni, gli effetti del cambiamento climatico si stanno palesando con sempre maggiore frequenza e intensità. Siccità, alluvioni, ondate di calore sono scenari ormai tristemente familiari a tutti noi. Tra i ragazzi intervistati c'è chi si sente scoraggiato o sviluppa una sorta di paura nei confronti del clima che cambia e chi, invece, trasforma questa consapevolezza in reazione. Sono Giulia Bassetto e questo è Come sarà domani, un podcast che ti racconta il futuro attraverso gli occhi dei più giovani, i loro sogni, le loro paure e i loro desideri. Prodotto da Cora Media in collaborazione con Edison. Mi dà molto fastidio, è sempre quando si parla di clima e di cambiamento climatico, è come se lo si stesse, parlando in riferimento alla natura, agli animali, al fatto che noi dobbiamo essere sostenibili perché sennò i panda muoiono e tutti gli altri animali, rispetto per i panda ma anche per tutti gli altri animali che non sono panda. Naturalmente è brutto che per colpa nostra altre specie debbano subirne le conseguenze, ma è una cosa che mi dà veramente fastidio, è come se non si tenesse conto del fatto che i primi a subirne le conseguenze saremo anche noi. La consapevolezza di Leonardo, il fumettista quindicenne di Milano, come sempre mi destabilizza un pochino, ma allo stesso tempo mi incoraggia, perché comprendere che compromettendo gli ecosistemi naturali ci facciamo del male da soli non è assolutamente scontato, soprattutto a 15 anni. In effetti, il pianeta nel quale ha vissuto Leonardo in parte è diverso rispetto a quello in cui sono cresciuta io o i suoi genitori. Si potrebbero menzionare tante differenze. Gli eventi climatici estremi più frequenti, le temperature medie globali sempre più alte, oppure, pensando alle nostre città, la quantità di cemento che aumenta a discapito del verde urbano e della campagna. In Italia il consumo di suolo, cioè la perdita di una risorsa naturale che viene trasformata e occupata da infrastrutture artificiali, continua ad aumentare. Siamo passati da 348 metri quadrati per abitante nel 2006 a 364 nel 2022. Questo significa che il tasso di impermeabilizzazione del suolo, cioè la sua incapacità di assorbire l'acqua, continua ad aumentare. In altre parole, è la ragione per cui ogni volta che piove tanto, le strade si trasformano in fiumi. Se allarghiamo lo sguardo, invece, a livello globale, gli studi di attribuzione climatica confermano che negli ultimi 20 anni, cioè quando sono cresciuti la maggior parte dei ragazzi intervistati, i 10 eventi climatici più estremi, tra ondate di calore e siccità, hanno causato la morte di almeno 570.000 persone. Se ci soffermiamo su questi numeri, sfido chiunque a non sentire un macigno sullo stomaco. Questo peso, però, in ognuno di noi assume forme diverse. E forse anche per questo che sempre più spesso sentiamo parlare di ecoansia. Ma che cosa significa veramente? È una patologia? Una condizione che ci si può diagnosticare? E che cosa la provoca? L'ho chiesto proprio a chi, per professione, si occupa di ecoansia. Matteo Innocenti, psichiatra e psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Italiana Ansia da Cambiamento Climatico. Ecoansia è una emozione, possiamo definirla
una condizione emotiva che ha carattere esistenziale, pervasivo e permanente. Quindi non è una malattia, ma è una condizione emotiva, come può essere una paura o un'ansia, però è razionale e quindi non è irrazionale come può essere la claustrofobia, la paura di essere chiuso in un ambiente molto stretto, ma ha un oggetto ben definito e per cui si è razionalmente impauriti. È qualcosa che è esistenziale perché lo proviamo e non possiamo non provarlo, perché l'oggetto per il quale siamo preoccupati è obiettivamente, oggettivamente, incontrovertibilmente terrifico. Viene chiamata ansia invece che paura, però, perché è, come tutte le ansie, è una paura senza oggetto, cioè si ha paura di qualcosa che non si sa bene quando, come e perché avverrà. Ok, quindi se la stavate associando ad una patologia o ad una malattia, no. L'ecoansia è una condizione emotiva razionale. Ma che cosa la genera? Cos'è che la genera? È l'esposizione al cambiamento climatico, sia per via diretta, quindi assistendo a degli eventi come possono essere stati le alluvioni, oppure indiretto tramite le notizie inerenti ad esse, oppure parlando con qualcuno o leggendo le notizie dai giornali, dai telegiornali o da tutti gli organi di stampa e media. In effetti, se guardiamo i numeri, ci accorgiamo che negli ultimi anni in Italia siamo soggetti ad entrambe le esposizioni. Gli eventi climatici estremi sono aumentati esponenzialmente. Solo tra il 2022 e il 2023 sono aumentati del 22%, arrivando a circa 380 eventi climatici estremi. Contemporaneamente, la ricerca su Google del termine ecoansia, se fino al 2022 non sembrava ricercata, da agosto 2023 in poi riporta dei grandi picchi. Mi chiedo però se i ragazzi effettivamente vivano un po' queste emozioni. Non ho mai sentito parlare di ecoansia, ma dal termine posso ben immaginare che cosa essa sia. Il cambiamento climatico è uno dei temi che più mi spaventa. Spero che si possa col tempo questa paura trasformarla in voglia di cambiare questa situazione, anche se per quanto mi riguarda ormai è troppo tardi, però cercare di riparare irriparabile. Io, per esempio, questa ecoansia io non la sento più di tanto. La maggior parte dei ragazzi intervistati quindi non riconosce questo termine. Vittoria, della classe quinta del liceo Visconti di Roma, mi racconta perché questo potrebbe essere problematico dal suo punto di vista. Io personalmente non la sento vicina, questa ecoansia, ma non perché per me non sia un argomento importante, me ne rendo conto dei cambiamenti climatici e penso allo stesso tempo che sia proprio questo il problema per cui poi non si fa niente, cioè proprio il fatto di sentire questa ecoansia lontana da me che mi porta poi a non agire. E soprattutto noi giovani spesso ci sentiamo dire dai più grandi: voi siete il futuro, e quindi credo che dovremmo iniziare a sentirla un po' più vicino a noi e aprire gli occhi, perché noi siamo il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Prova a capire insieme al dottor Innocenti come mai alcuni ragazzi, nonostante si trovino di fronte alla violenza dei fenomeni climatici, non si riconoscano in questo sentimento. Tante volte i ragazzi e le ragazze non ne parlano perché provano magari questa cosa, ma non gli danno un nome e non la vedono con un'accezione stigmatizzante o patologica come in realtà spesso viene vista, ma la vivono come uno stato emotivo che c'è davanti a in un momento, ma in un altro momento non c'è. Quindi, se a volte è capitato anche a voi di sentirvi così, sappiate che è del tutto normale. E questo me lo conferma Innocenti. L'emozione è proprio la risposta, è il trend union fra la consapevolezza e l'azione, e quindi essere preoccupati per qualcosa per cui è razionale essere preoccupati è del tutto normale. Quindi i ragazzi vivono questa cosa in maniera normale, perché è un'emozione congrua con quello che sta accadendo. Ciò che non è normale è non far niente per non risolverla, e quindi la cosa diventa patologica se non si risolve il problema. Ecco, quindi tante volte ciò che è da curare non è tanto l'ecoansia, ma ciò che determina l'ecoansia. Nei ragazzi e nelle ragazze incontrate nelle varie classi, questo sentimento riverbera anche in forme inconsce. Praticamente è arrivato un fulmine
e poi è arrivata tipo uno tsunami e ha inondato tutta casa e è andata tutta giù, si è spaccata tutta. Qualcuno ha avuto sogni simili? Ho sognato che praticamente perché c'era molto caldo e tipo si incendiava tutto, tutta la città, il mondo, e poi io correvo e andavo a cercare i miei amici e poi mi sono svegliata così, è stato bruttissimo. Anche Leonardo, il fumettista, mi racconta che anche a lui capita di fare dei sogni nei quali ci sono degli eventi in qualche modo riconducibili alla crisi climatica. Adesso ho fatto un incubo, per esempio, in cui tipo c'era questa notizia che dopo spesso sogno di guerre, è uno dei miei peggiori incubi. E quindi c'era questa bomba atomica che cadeva, noi eravamo tutti dentro un bunker e poi una volta che era esplosa ne uscivamo e scoprivamo che dopo 3 giorni il mondo sarebbe finito perché tipo si stava bruciando l'atmosfera. Soprattutto da piccolo in realtà ero molto ansioso su questi fatti, stavo sempre in ansia, dicevo ogni volta che vedevo qualcosa di plastica il mio cervello diceva pazzo, stai uccidendo il pianeta, e solo perché la vedevo. E poi in realtà col tempo è un fenomeno che sto osservando sempre di più anche crescendo, è che la società di oggi tende ad abituarsi molto velocemente alle situazioni soprattutto catastrofiche. L'essere umano tempestato da notizie riguardo guerre, disastri ambientali e ingiustizie di ogni genere, dopo un po' smette di scandalizzarsi e preferisce evitare di leggere certe notizie. La guerra, così come gli eventi climatici estremi, sembra che diventino la normalità. E questo atteggiamento, se non è correttamente incanalato, può essere molto negativo, perché porta all'apatia. E l'apatia porta alla staticità, all'inazione. E nel 2024 non possiamo permetterci di essere statici o apatici. Tornando ai sogni, però, chiedo al dottor Innocenti se in effetti fare sogni o incubi relativi a questi temi sia in qualche modo sintomo di un malessere. Fra i sintomi tipici ci sono sogni ricorrenti riguardanti il cambiamento climatico e quindi sì, è un campanello d'allarme. Soprattutto sui sogni bisogna stare attenti perché è una manifestazione dell'inconscio molto, molto importante. Innocenti però mi spiega che non c'entra solo il cambiamento climatico. È molto utilizzata il termine ecoansia, è come se è molto collegata al cambiamento climatico, ma la preoccupazione che hanno i ragazzi non è solamente legata al cambiamento climatico in sé, ma a tutti i disastri antropici che si possono venire a creare, quindi le guerre, il rischio atomico, le pandemie, l'instabilità lavorativa, la disoccupazione, tutte quelle preoccupazioni che ci sono, che non solo vediamo tramite i mezzi di informazione, ma che poi vengono riportati, perché vengono più o meno consapevolmente immagazzinati e riportati in serie TV, in cartoni animati, piuttosto che in fumetti. Ripensando alle parole e agli argomenti emersi nelle mie chiacchiere con gli studenti dell'Istituto Morelli, Cartesio e Visconti, in effetti mi rendo conto che c'è una buona dose di consapevolezza rispetto al tema della crisi climatica. I più piccoli sono più familiari con il riscaldamento globale e l'aumento delle temperature, mentre i più grandi l'associano molto all'inquinamento e all'impatto che le nostre azioni quotidiane hanno sul pianeta. Quando ho chiesto se ci fosse un momento in cui effettivamente si sono resi conto di questo cambiamento, in diversi mi hanno riportato esempi del loro quotidiano. Un momento molto forte della mia vita, quando mi sono resa conto che davvero c'era un forte cambiamento climatico, è stato quando sono andata con gli scout. Eravamo andati praticamente in uscita, siamo andati su un monte molto molto alto e avevamo visto delle foto di anni prima dove altri scalatori, insomma, erano andati, o comunque alpinisti, erano andati su quel monte d'estate, praticamente nelle stesse giornate in cui siamo andati noi, ed era pieno zeppo il monte di neve o comunque di ghiaccio, e invece quando siamo andati noi abbiamo trovato davvero pochissimi punti con la neve e lì, diciamo, mi sono sentita anche un po' triste perché avrei voluto vedere quel bellissimo paesaggio, diciamo, al suo stato naturale. Matteo Innocenti mi conferma che la sensazione di cui parla Giorgia ha un nome preciso e rientra all'interno delle emozioni ambientali, dove c'è anche l'ecoansia.
L'emozione di cui parla non è tanto l'ecoansia quale la solastalgia, che è un'emozione ambientale che si definisce come un senso di tristezza, nostalgia per una terra che era in un modo, è stata devastata o alterata, cambiata da agenti antropici o eventi climatici, atmosferici che l'hanno degradata, e quindi ci si sente tristi per essa, ci si sente molto empatizzati e molto vicini, ma ci si sente anche impotenti e persi. Ed è un'emozione che è molto presente in questo periodo, perché stiamo vedendo la natura cambiare, e quindi la natura, soprattutto per i ragazzi che la studiano da piccoli nei libri e poi la vanno a vedere, ed è molto diversa. Studiano i ghiacciai e non ci sono più, studiano gli animali e fra un po' alcuni animali, se continuiamo così, non ci saranno più. Quindi è un'emozione anch'essa che prenderà molto campo. Quindi solastalgia ed ecoansia sono due emozioni diverse, che rientrano però all'interno delle emozioni ambientali. Lo dicevamo anche prima, la crisi climatica e la consapevolezza di questi cambiamenti generano emozioni diverse in ognuno di noi, che si manifestano poi in modi dissimili. In alcuni questi cambiamenti generano un senso di impotenza, mentre in altri generano fermento, dinamismo, e questo duplice comportamento è qualcosa che lo stesso Leonardo, quindicenne fumettista, nota tra i suoi coetanei. C'è una cosa che mi stupisce molto, che sono i giovani di oggi. Okay, forse sono un po' ipocrita essendo io stesso un quindicenne, perché si dividono nettamente in due categorie. Una di completamente abbandonisti, che gli dici che affrontano ogni argomento negativo con il fatto che vabbè, bisogna morire. Snobbano comportamenti invece più attivi, mantenendone e promuovendone i passivi. Poi dall'altra parte ci sono invece i ragazzi del cantiere, che non so definirei così, che sono tutti molto attivi, fanno un sacco di manifestazioni, sono anche molto organizzati. In entrambi i gruppi Leonardo nota una grande grinta, che però assume forme diverse. E questa sua visione così franca e schietta, tipica di chi, giustamente, a 15 anni dice quello che pensa, la ritrovo molto nelle voci dei più grandi. Mi suscita sconforto. Cioè, mi sembra che sia un qualcosa che ormai è quasi fatto, deciso, che si avvicina sempre di più e che però non risulta un argomento, forse, anche perché è molto complesso, però è anche un qualcosa che si tratta di un qualcosa di concreto e che riguarda il futuro di tutti, di tutte le persone. Io cerco di pensare anche poco al futuro, nel senso che mi angoscia molto questa cosa, moltissimo. E mi mette proprio terrore, cioè sia dal punto di vista climatico che ovviamente geopolitico. E non lo so, da piccolo non pensavo a un mondo così, e quindi mi spavento un po' come cosa. La voce che avete appena sentito è quella di Paolo. Ha 23 anni e studia all'Università di Torino. Le parole che utilizza mi rimbombano nella testa diverse ore dopo averle ascoltate, forse anche perché discorsi abbastanza simili emergono dalla classe quinta liceo Visconti. Per quanto riguarda il futuro, appunto, c'è questo collasso globale che io vedo da studente di 18 anni e può essere raggiunto solo con un equilibrio, che è facile a dirsi e non a farsi ovviamente, però cioè, se non, cioè, non ci sono proprio le carte in tavola per farlo in questo momento, per quanto mi riguarda. Cioè, bisognerebbe cambiare tutto radicalmente. Cioè, io non sono preoccupata per il dopo, cioè faccio anche un po' finta di niente. Leggo la notizia, mi preoccupo, ma non è il mio primo pensiero la mattina quando mi sveglio. E secondo me è perché ci sono persone al governo, persone più potenti di noi, che potrebbero prendere in mano la situazione e non lo fanno. Quindi se non lo fanno loro, perché dovrei farlo io, no? Cioè, rispettare, no, l'ambiente, tutto, certo, è giustissimo, però siamo circondati dalla maggior parte delle persone che non lo fanno, quindi un po' ti senti, cioè, cosa faccio? Il singolo può cambiare, perché possiamo diventare tutti vegetariani, possiamo comprare tutti macchine elettriche, ma se ci vengono proposte sempre quelle cose, perché sono quelle cose che fanno andare avanti il mondo, c'è poco da fare. Dopo Giacomo, Giada e Claudio, però, succede qualcosa di estremamente naturale e credo anche molto sano.
iniziano ad intervenire altri compagni di classe, quelli che probabilmente Leonardo definirebbe i ragazzi del cantiere. Nel giro di poco, nell'aula si crea un bellissimo dibattito. La preoccupazione c'è ovviamente, perché è un problema che è evidente e si possono vedere le cause. Solo sono quasi sicuro che con tutte con l'innovazione che c'è nel mondo, più avanti in futuro questo problema si risolverà, perché anche adesso abbiamo gli strumenti per risolverlo. Siamo anche noi che facciamo la differenza, perché già a partire da questo presupposto, un esempio stupido, dove butto la bottiglietta, non c'è un cestino, allora la butto qua, perché tanto lo gestiscono i piani alti. Questo secondo me è sbagliato, perché si può partire da fare la differenziata a casa, come da buttare le cicche nel cestino, la plastica in un cestino, non buttarla in spiaggia, cioè non scaricare la responsabilità su altre persone che dovrebbero occuparsene ma non se ne occupano molto, e quindi partire anche da noi stessi e il cambiamento che è nel singolo, che è nella persona, perché alla fine le conseguenze di quello che stiamo facendo ora le subiremo noi, la nostra generazione, quindi per il nostro futuro, non per altre cose. Per quanto mi riguarda, io sono d'accordo con quello che hanno detto gli altri, per cui sono fiduciosa che comunque la situazione non è così disastrosa e apocalittica come ci viene presentata, perché penso che presentarla in un modo così inevitabilmente negativo sia anche un modo per spaventarci e appunto riindirizzare un po' l'andazzo delle cose, perché in questo momento è necessario. Credo che Veronica, l'ultima ragazza che avete sentito, centri perfettamente il punto. Dipingere la situazione solamente con toni scuri rischia di generare l'effetto di cui parlavamo prima, l'immobilismo. E i dati e la consapevolezza di questi ragazzi ce lo dimostrano. Non possiamo permettercelo. Se invece incanaliamo questa consapevolezza e facciamo gruppo, in noi nasce una spinta totalmente opposta, che è quella della proattività. E questo me lo conferma anche il dottor Innocenti, a cui ho chiesto qualche consiglio su come affrontare le emozioni che ci paralizzano. Il primo è impegnarsi nei cosiddetti comportamenti proambientali, cioè fare tutto quello che noi riusciamo per contrastare la crisi climatica e far bene all'ambiente, per sentirsi meno in colpa, per aumentare il nostro senso di autoefficacia, sentirsi che stiamo facendo qualcosa. Il secondo è fare gruppo, fare rete, quindi stare con delle persone che condividono le nostre preoccupazioni, i nostri interessi, parlarne per aumentare il nostro senso di autoefficacia e farlo diventare un'efficacia collettiva e sentirsi che c'è un motore acceso e che tante persone condividono le nostre preoccupazioni e fanno qualcosa. E il terzo, ultimo, molto importante, è riscoprire la nostra parte naturale, aumentare il contatto con la natura, quindi praticare attività di qualsiasi tipo nella natura, stare nella natura, vedere il verde, anche solo vederla che sta bene e sentire l'amore che ci dà, ci fa stare meglio, perché è scientificamente provato che nelle cortecce degli alberi ci sono delle sostanze, sono fitonciti e sono dei monoterpeni che hanno varie proprietà, sia benefiche a livello fisico sia mentale, perché riducono l'ansia e migliorano l'umore. Tra chi ha già uno sguardo più ottimista rispetto al proprio futuro, noto una diffusa speranza nei confronti delle innovazioni tecnologiche e della collettività. Credo che tra 10 anni il mondo sarà profondamente e significativamente diverso rispetto a quello che conosciamo oggi. Questo perché già attualmente abbiamo sviluppato delle tecnologie, forse ancora premature, ma che hanno un potenziale altissimo. Quindi una visione un po' più ottimistica è quella in cui riusciamo a perfezionare tali tecnologie e a migliorare enormemente la qualità di vita sulla Terra. Sono stati fatti un sacco di progressi e lo vediamo nella riduzione delle emissioni di CO2 e tutto il resto. Adesso se scendiamo per strada vediamo un sacco di auto elettriche in più rispetto alle classiche auto che c'erano
a diesel, a benzina 30 anni fa, ma banalmente anche 5 anni fa, ci sono il doppio delle auto elettriche, adesso sono quasi tutte elettriche, quindi i progressi ci sono, vengono portate avanti un sacco di progetti, di iniziative, però non basta. Quindi se riusciamo a fare tanto in questo ambito, pur essendo questo problema ritenuto marginale, pensiamo a cosa può essere fatto se questo problema viene considerato una priorità. In realtà io ripongo anche abbastanza fiducia nel genere umano. Penso che sia molto sciocco, molto stupido, faccia molti errori sciocchi e stupidi e che siano anche abbastanza sempre gli stessi e che a volte forse lo faccia anche apposta, però penso che in realtà quando poi ci sia bisogno sul serio riesca ad attivarsi. Allora, ho fiducia, partiamo dal lato positivo, nel senso che in questi ultimi anni è nato una sorta di movimento di consapevolezza sia nei giovani, ma questa cosa secondo me ha influenzato molto anche gli adulti, e quindi già il fatto di prendere coscienza per me è un qualcosa di positivo. Però nutro anche tanta rabbia, tra virgolette, non so neanche nei confronti di chi, se incolpare le vecchie generazioni, perché di fatto se c'è la crisi climatica è colpa della mentalità che loro hanno instaurato e con cui noi siamo cresciuti. Però purtroppo c'è stato, questa mentalità ancora c'è, e quello che possiamo fare noi adesso, al posto di incolpare il passato, è concentrarci su come si può cambiare la situazione, perché incolpare sì, però non porta a niente, è trovare una soluzione che fa la differenza. E quindi rabbia e fiducia allo stesso tempo e tanta voglia di fare, insomma, la collettività, devo dire, il sentimento che c'è adesso è di ispirazione. Ecco, lo hanno detto loro, fiducia. È una parola che, soprattutto in questo periodo storico, vale la pena riscoprire e credo sia l'atteggiamento migliore con cui possiamo concludere questa serie podcast. Dopo aver intervistato più di 40 ragazzi e ragazze, infatti, una cosa mi è molto chiara. Nelle loro menti stanno prendendo forma idee, ambizioni e timori concreti che riflettono una visione del futuro oggettivamente complessa. C'è molto in gioco, però c'è anche molto da imparare dai loro sguardi critici e semplicemente fiduciosi. Come sarà domani è una serie podcast di Cora Media in collaborazione con Edison, scritta e raccontata da me, Giulia Bassetto, in redazione Simone Clemente. La cura editoriale è di Sara Poma, la supervisione del suono e della musica di Luca Michieli, la post-produzione e il montaggio sono di Mattia Licciotti, la project manager è Monia Donati, il producer è Alex Peverengo. Il coordinamento della post-produzione è di Matteo Scelsa. I fonici di presa diretta sono Guido Bertolotti e Lucrezia Marcelli. Il fonico di studio è Luca Possi. Si ringraziano il Liceo Classico Visconti di Roma, l'Istituto Tecnico Industriale Cartesio di Cinisello Balsamo in provincia di Milano e la Scuola Media Statale Ettore Morelli a Torino.